Grazie a Marcellino Salvador per essere stato con noi. Ora parliamo del convegno nazionale di urologia in corso a Trieste, un'occasione importante per mostrare l'utilizzo del robot chirurgico, soprattutto in caso di tumori alla prostata. I professionisti hanno potuto assistere a distanza a un'operazione per vedere i vantaggi derivanti dall'utilizzo del macchinario. Anna Vitaliani. Lo vogliamo vedere tutti. Due sale operatorie collegate in diretta con l'aula magna dell'università. 250 urologi da tutto il nord Italia, 40 infermieri, 60 specializzandi osservano dai banchi cosa accade all'ospedale di Catinara, dove sono in corso due prostectomie, interventi su tumori alla prostata, una con strumentazione tradizionale in laparoscopia, l'altra utilizzando il nuovo robot chirurgico in dotazione da circa un mese a Trieste. Una macchina importante per il paziente, salvaguarda continenza ed erezione, dimezza i tempi di degenerazione post-operatoria e importante soprattutto per chi opera perché, precisa Carlo Trombetta, direttore della clinica urologica, ci permette di insegnare ai giovani grazie alla doppia console anche loro operano. Avete presente quando si impara la scuola guida e abbiamo due possibilità di frenare? Allora, se tu hai vicino quello che frena, impari molto meglio a guidare. Il pensiero di Trombetta va tutto ai suoi specializzandi, unica scuola di specialità in urologia in regione, quella di Trieste, che fa crescere professionisti validi come Nicola Pavan, 32 anni al quinto anno di specialità, ha vinto un bando nazionale di soli due posti per gli Stati Uniti, a Miami ha lavorato per un anno proprio con i robot. Per un giovane medico non si teme di perdere la famosa mano del chirurgo? La manualità chirurgica viene sempre conservata anche nella chirurgia robotica perché comunque c'è un controllo manuale sul lato robotico e soprattutto il pensiero che deve precedere il gesto è sempre comunque del chirurgo e non è affidato alla macchina robotica. Sulle particelle